Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Gamer Loop. Io sono Paolo e questa è la seconda parte di Resident Evil 2. Allora, senza perdere tempo, ci prepariamo ad andare avanti. Allora, che cosa possiamo portare con noi? Per sicurezza vogliamo portare il fucile? Non mi ricordo se ci serve. Per il momento io direi di lasciarlo lì e risparmiare un po' di spazio. Non sono riuscito a risolvere il problema delle memory card. Spero di riuscire a farlo molto presto, perché altrimenti non possiamo giocare con la storia B di Claire, perché va utilizzato il file di salvataggio . Ok, sì, c'è qualcun altro. Uno zombie in fiamme, eccolo. Pezzo di merda. Ok, allora qua c'è del fuoco che per il momento non ci permette di andare avanti, quindi dobbiamo prendere quest'altra direzione. Vi dicevo, non sono riuscito a risolvere il problema delle memory card. Ci serve il salvataggio finale di Leon A per poter giocare a Claire B. Quindi spero di riuscire molto presto, altrimenti non possiamo, appunto, non possiamo giocare alla storia B. Allora, sì, mi ricordo dove siamo. Ah, non abbiamo cure con noi, quindi direi di portare almeno un'erba. Dovrebbe essercene un'altra al secondo piano, al piano di sotto, ma non mi importa. E torno indietro perché dobbiamo andare un attimo da un'altra parte. Ok, questo dovrebbe avere delle munizioni, esatto, mi ricordo. Ah! Bastardi. Ok. Mi stanno aggredendo questi corvi bastardi veramente con tutta la cattiveria del mondo. Allora, qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di spegnere l'elicottero in fiamme, che ci blocca appunto l'entrata ad una stanza molto importante. Salviamo preventivamente, perché non mi fido per niente di questo emulatore. Molto brutto, ragazzi, giocare a questi videogiochi con questi emulatori che sono veramente instabili. Ok, anche lui è morto. Ok. Sembra siano morti. Allora, entriamo ed andiamo a prendere l'oggetto che ci serve per poter spegnere l'elicottero in fiamme. Qui non dovrebbe esserci nessuno. Esattamente. Sembra che non sia stato usato molto. Niente di speciale. Probabilmente è da un po' che non funziona. Ed ecco qua. Allora, qui abbiamo proiettili, che come sempre io raccolgo senza pensarci due volte. Qui abbiamo un nastro inchiostratore, che momentaneamente non possiamo usare. Questa porta non la apro perché farebbe entrare veramente una marea di zombie e poi comunque non possiamo andare dall'altra parte, quindi ce la evitiamo. Quella è un'area rivolta alla storia B, che appunto non è accessibile in questa versione. Andiamo.
speriamo di poter giocare tranquilli, come vi dicevo poco fa, perché purtroppo questi emulatori sono veramente veramente instabili. Ed ecco qua che siamo riusciti a spegnere l'incendio. Ed abbiamo ancora con noi la manovella, perché più avanti ci servirà di nuovo. Salviamo. Ok. Dovrebbero ancora esserci corvi maledetti, esatto. Ci sbrighiamo perché io non voglio assolutamente sprecare nessuna munizione con questi pezzi di merda. E adesso possiamo entrare in quella stanza. Però prima andiamo a lasciare un po' di oggetti. E a prenderne degli altri. Allora, lasciamo come sempre gli ink ribbon. Lasciamo questo che per il momento non ci serve. Direi di lasciare anche l'erba e sostituirla con un bel spray. In più prendiamo questo e questo. Se non ricordo male, ma non credo di ricordarmi mai. Ho sbagliato. Ritorno un attimo al baule. E prendo anche un'altra cosa. Questo, il nostro caro fucile a pompa. Ok, come vedete adesso l'elicottero è stato spento. Sia l'elicottero sia la porta sono distrutti. Sembra impossibile accedere all'altro lato. Ma qua ce n'è un'altra e noi possiamo entrare, è aperta. Equipaggiamo preventivamente il fucilozzo e prendiamo delle care munizioni. Esplorate sempre tutto, come dico sempre, l'esplorazione è la chiave per poter andare avanti. Vuoi prendere chiave di stretto? Ovviamente abbiamo l'inventario pieno, ma adesso liberiamo subito due spazi. Ok. Ed ecco che abbiamo ottenuto un altro oggetto. Che oggetto è? Hai preso spina re. Ok, via. Ok ragazzi, evidentemente mi ricordavo male. Mi sembrava che dovesse succedere qualcosa, invece mi sono sbagliato. Quindi non vado a farvi nessun tipo di spoiler, perché forse fa parte della storia B. Ok, non abbiamo altri oggetti da prendere. È stata trascurata ed è coperta di polvere. Ok, andiamo. Abbiamo ottenuto un'altra chiave e la spina del re. Se vi ricordate bene, nella parte 1 abbiamo ottenuto un altro tipo di spina. Salviamo. E vado a lasciare un po' di cose. Lascio la spina. Sì, lascio la spina. Mettiamola vicino all'altra così le troviamo subito. E direi di
Non toccare altro per il momento perché il fucile potrebbe venirci, potrebbe farci comodo a breve, quindi lo tengo con me. E torniamo in un'area dove siamo già stati. Ok, lì ci sono due piantine che per il momento lasciamo lì perché non mi servono. Tanto mi ricordo che stanno lì. Vediamo se il tizio qui ha qualcosa. E infatti, quando vedete uno zombie già morto. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Ok, combiniamo. Ce n'è ancora uno in piedi. E come vedete, il nostro Leon... Ah, ce n'è qualcuno ancora vivo. Ok, è rimasto soltanto questo qua, che non andremo sicuramente a disturbare perché sta lì, sta a terra in attesa di farci una trappola, e noi non lo accontenteremo. Allora siamo arrivati qui. Qui dietro c'è una piantina e non la prendo perché abbiamo poco spazio. E qui abbiamo una cassaforte. La cassaforte a cosa serve? Mi ricordo che abbiamo un file che dovrebbe essere qui. Questo. No. 2236. Ok. Che ci dava la combinazione della cassaforte. Ok, munizioni utilissime. Ed abbiamo una mappa della stazione della polizia. Perfetto. Torniamo un attimo sui nostri passi. Andiamo a vedere se questa porta è apribile. No. Sotto il buco della serratura è inciso il simbolo dei cuori. Ok. Andiamo. Abbiamo un incribon e lo lasciamo lì. Al momento, ragazzi, abbiamo bisogno di tutto lo spazio possibile. Quello lì sta lì che fa finta di essere morto. Infatti, grazie alla mira automatica, come vedete, se io sto girato verso il muro e premo il grilletto per mirare, ecco che Leon si gira in automatico. Usciamo e stiamo un po' pronti. Ok. Con un colpo ne abbiamo sistemati diversi e facciamo la stessa cosa con questi. Ok. Su
Sono tutte tecniche che ho sviluppato negli anni. Eccolo qua che si rialza. E qua ce n'era ancora uno. Ok. E proviamo ad andare avanti. Allora, i più attenti di voi avranno sicuramente notato. In realtà no, non hanno notato, quindi vi faccio vedere. Ok ragazzi, siamo all'ingresso della stazione, come vedete. E questa è l'area, la prima area che è stata mostrata alle 3 di quest'anno nella demo di Resident Evil del remake. La prima area in cui entravano era proprio questa, quella in cui Leon si affacciava da sotto la serranda con la torcia e iniziava, diciamo, la sua esplorazione della stazione. Ecco, questa è proprio quell'area, decisamente diversa, decisamente più luminosa questa, ma comunque a suo modo molto molto terrificante secondo me. C'è scritto 28-9, turno di notte, George Scott. Ok, andiamo. Abbiamo sprecato un colpo di troppo. Ok. Ci siamo. È un po' che non salviamo, quindi salviamo. Ed andiamo. Abbiamo usato la chiave di stretto. Andiamo a vedere che cosa c'è. Come mi ricordo. Allora vado a prendere prima l'oggetto che vediamo là. Ok. Attenzione ragazzi. Ok, l'abbiamo fatto fuori subito. Allora, in origine fu veramente un infarto secco. Qui abbiamo uno spray medico e dei cavi. Vuoi prendere cavo elettrico? Sì, lo prendo. E per il momento cerchiamo di andare avanti senza cure. Adesso salvo di nuovo. Riequipaggiamo anche la pistola. Allora, no. Dobbiamo andare di qua. Questa è aperta. Ed è la stanza dal quale è saltato fuori il Liker. Ok, da sopra ho già visto che c'è un oggetto. Ed è una chiave piccola, la lasciamo lì. Un attimo. Ok. Purtroppo, visti gli spazi molto limitati, sono costretto a lasciare indietro alcuni oggetti. È chiuso sotto il buco della serratura, inciso il simbolo dei fiori.
Ok, siamo venuti quindi nella direzione sbagliata. Abbiamo aperto una porta che in realtà non ci serviva particolarmente. Va bene. Non è un problema, facciamo subito. Adesso mi ricordo dove dobbiamo andare. Allora, vediamo un attimo. Lasciamo questa che non ci serve. Metto sempre vicino alle altre. Poi prendiamo un attimo la chiave piccola. E la usiamo su questo cassetto. Ok, altre munizioni per noi. Che non fanno mai male. Dobbiamo prendere altro? No, non mi sembra. No. Risalvo ancora. Purtroppo, ragazzi, ho una paura veramente matta di crash improvvisi di questo emulatore, perché in passato mi è successo. Quindi voglio evitare, perché poi tocca perdere tempo a sistemare, non ho voglia, assolutamente. Usiamo questi. Ed abbiamo chiuso le serrande. Altrimenti, ad un certo punto sarebbero arrivati veramente tantissimi zombie che ci avrebbero aggredito, assalito da ogni finestra. Qui ci siamo già stati. Ok, e dobbiamo andare laggiù. Bene, abbiamo recuperato anche uno spazio. Mamma mia, troppi. Ok. Abbiamo risolto abbastanza velocemente, vediamo. No, non dovrebbe esserci più nessun problema. Qui abbiamo altre munizioni. Mi ricordavo. Ok, qua dovrebbe esserci altro. Ah no, 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 c'è un altro zombo. Questa è una piccola area piena zeppa. E in passato ricordo che... ho avuto parecchi problemi a venirne fuori. Allora, rullino. Sbagliato, scusate. Allora, prima di andare avanti, allora, già che siamo qua, così liberiamo uno di questi famosissimi spazi, andiamo a sviluppare le nostre care foto. La serratura è rotta e non può essere aperta. Mi sembrava ci fosse un altro
un altro cassetto da dover aprire. Però mi ricordo male, probabilmente. Ok. Qui posso sviluppare le foto. Ok. Rullino A. Sembrerebbe un braccio con un occhio. Esperimento su corpo umano, codice G. Ok. Soltanto una cosa così per approfondire elementi della storia. Ok, visto che siamo nella stanza di salvataggio, salviamo. Ed andiamo. Mi sto divertendo veramente molto a giocare per l'ennesima volta a Resident Evil 2. Ok ragazzi, prendo questo e adesso arriva un momento un po' triste della storia. Il caro poliziotto che avevamo incontrato all'inizio purtroppo ha fatto una brutta fine e noi dobbiamo porre fine alle sue sofferenze. Povero uomo. Anche perché l'abbiamo spezzato malamente a metà. Vuoi prendere chiave di stretto? Sì. Ok. Ed abbiamo una nuova chiave da poter usare. Devo un attimo ragionare su dove dobbiamo andare. Al simbolo dei cuori. Ok, qui c'è una lettera da leggere. Memo per Leon. Per Leon Scott Kennedy, congratulazioni per essere stato assegnato al Dipartimento di Polizia di Raccoon City. Siamo impazienti di averti nella nostra squadra e ti assicuriamo che avremo cura di te. Benvenuto a bordo da tutti i ragazzi del RPD. E invece, è andata abbastanza male la cosa. Munizioni. Ok, non c'è altro da prendere. Ora dobbiamo decidere dove andare. Abbiamo la chiave col simbolo dei cuori. Sto facendo un attimo mente locale sulle aree che non abbiamo ancora potuto esplorare. E mi viene istintivamente di ritornare in questa direzione. Questa dovrebbe... Ok, sì, questa l'abbiamo aperta, esatto. Era proprio qui che dovevamo venire, quindi questa chiave serviva per aprire solo ed esclusivamente questa porta. Ok, anche qui
c'è la possibilità di utilizzare un cavo per chiudere delle grate. Però forse abbiamo fatto l'errore di utilizzarlo dall'altra parte e adesso non lo abbiamo più per qui. Avremmo fatto bene? Non lo so. Questa è chiusa, c'è inciso il simbolo dei fiori, quindi l'unica direzione in cui possiamo andare è al piano di sotto. Qui torna un nemico di vecchia data, che ancora non si era presentato. Ok, ci sto concentrato perché questi sono maledetti, lo sapete. Ok. Ed uno l'abbiamo sistemato. Bastardi maledetti. Questa dovrebbe essere... Ok, mamma mia che ansia, i cani mi hanno sempre messo ansia su sto gioco. Allora, fatemi ragionare un attimo, perché non mi ricordo quale sia la direzione giusta da prendere. Vediamo. Sala autopsie è chiuso ed è inciso il simbolo dei fiori ed una stanza l'abbiamo tolta. Ok, qui invece possiamo entrare. Qui abbiamo visto che c'è una piantina, pannello di comando corrente di riserva. La corrente può essere incanalata nelle aree con carenza di energia utilizzando questi 5 interruttori. Utilizzare tutta la corrente potrebbe causare un cortocircuito e far saltare l'elettricità. È un interruttore, vuoi spostarlo? Vediamo. Speriamo di non fare danni. Corrente ok. Ci abbiamo preso. Più o meno mi ricordavo, ma sono andato un po' a caso. Altra mappa della stazione, io solitamente non le uso perché ho finito il gioco almeno dal 98 l'avrò finito almeno 10 volte, quindi ma 10 volte come minimo. Salvo. Visto che abbiamo attivato la corrente per il lettore di schede è accesa, quindi ci serve una scheda per poter aprire questa porta. Adesso non mi ricordo, dobbiamo andare verso il parcheggio o in quest'altra direzione? Non ricordo proprio, vediamo, proviamo. Altro cane. Forse altri due cani. Ok, no, stanno da un'altra parte, stanno al piano superiore. Forse sono scesi.
Ah sì, mi ricordo adesso, ragazzi. Mi ricordo. Non ricordo se stiamo facendo bene, ma... La grata è rotta e troppo piccola per poter passare. Ok, sì. Quella grata è utile a qualcun altro. Qui dovremmo poter salvare e lasciare alcuni dei nostri oggetti. Ma per il momento non lascio niente. Salviamo. E torniamo indietro. Ok. Ok. Odiosi, veramente odiosi, ragazzi. Non l'ho mai sopportati. Ok, sì, mi sono appena ricordato di quello che dobbiamo fare. Quindi direzione parcheggio. Ed andiamo ad incontrare un altro personaggio chiave della storia di Resident Evil 2. Eccolo qui. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Ok, ragazzi. Questa è Ada Wong. Abbiamo già visto che nel remake sarà presente. Personaggio molto ambiguo. Non posso andare oltre, ok. Adesso la aiutiamo a spostare il furgoncino. Ok, che cosa dobbiamo fare? Ah, ecco qua. Bastava spingerlo. Ok. E ci siamo, possiamo proseguire. Ada, wait!
Ok, sì, siamo nel posto giusto. Però non mi sembra che dovessimo entrare qui. No. Questa è un'altra area. Proseguiamo in questa direzione un attimo. Raccogliamo ovviamente le munizioni e salviamo la nostra cara partita. Un pannello di comando per aprire la serratura. La serratura sembra aperta, quindi noi possiamo entrare. Qui ci sono soltanto delle erbe, non mi interessano. O forse sì, perché non abbiamo nemmeno una cura con noi, quindi sì, un'erba prendiamola. Ok, abbiamo trovato Ben. Let me guess, you must be Ben, right? Get up, now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Okay. There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. Ok ragazzi, dobbiamo andare alle fogne. Per entrare nelle fogne dobbiamo prendere il gancio per la botola. Ok ragazzi, questa è l'area dove dobbiamo entrare, ma ci entreremo nella terza parte. Benissimo, vi ringrazio come sempre per aver seguito con me anche questo episodio di Resident Evil 2. Lasciate un like sulla mia pagina Facebook se volete rimanere sempre aggiornati su tutte le mie uscite e iscrivetevi al canale se vi piacciono questi contenuti. Ci vediamo molto molto presto con la terza parte. Ciao ragazzi!